Ragazzi, bentornati nel mio salotto. Oggi vi parlo di un assolo che ha fatto la storia della chitarra, un assolo bellissimo, quello di Rosanna dei Toto, Steve Lukather, super ispirato in questo assolo. Vi spiego però perché dietro queste note c'è un mondo così grande, è un mondo che possiamo portarci a casa non semplicemente dicendo 3, 5, 7, bending, un altro, quella roba lì è noiosa perché non si capisce veramente cosa sta dietro alle cose. Allora, quello che vi spiego oggi, secondo me, è un modo per aggiungere qualcosa al nostro play, capendo in profondità come ragiona un chitarrista di quel calibro e appunto cercando di portarcelo a casa, farlo nostro e sfruttarlo nelle nostre improvvisazioni, nei nostri assoli. Quindi adesso vi direi sigla e poi vi spiego con calma. In descrizione, oltre all'assolo, vabbè, e oltre anche al link a tutti i miei corsi, se vi piace come spiego dateci un'occhiata, trovate anche il link a un video che c'è su YouTube in cui trovate appunto la traccia isolata. Lo sfrutteremo all'interno di questo video per sentire esattamente quello che suona e capire esattamente appunto come porta il tempo e le note. Sono due cose molto importanti, ma il tempo qua, raga, è importantissimo. Per supportare questa tipologia di video, come sempre, vi chiedo un mi piace fin d'ora, e se non siete iscritti, so che lì fuori ci sono tanti non iscritti, iscrivetevi al canale con la campanellina. Allora, ascoltiamo le prime note dell'assolo e cerchiamo di capire come sono pensate. Fine, l'inizio della prima battuta, cioè questa roba qua. Allora, sono tre note che ci porteremo dietro per tutto l'assolo, in tutte queste quattro battute soltanto, dense però di significato. Dicevo, queste tre note qua sono molto interessanti. Primo, perché sono sulla parte bassa del manico, non è che partiamo da... come magari verrebbe da fare in maniera più semplice, perché uno dice, vabbè, assolo, parto... No, lui parte invece dai primi tasti, proprio per lasciare spazio e poter far crescere il brano con un senso. Allora, se fate caso, non è una roba tipo... a caso, è molto preciso il tempo, molto swing, quindi prima cosa, non questo... ma questo. Sentite quanto cambia tra questo... e questo. E poi plettrate tutto, cioè la plettrata qua deve essere molto presente perché non stiamo utilizzando la parte alta del manico, per cui dobbiamo assolutamente entrare con uno schiaffo all'interno della canzone e riuscire a dire, oh raga, ci siamo, c'è l'assolo, guardate qua e ascoltate quello che abbiamo da dire. Quindi per farlo, plettrata bella pesa e... plettrate tutto, anche questo slide, tra il 5 e il 7. Anche tutti i vibrati che ci sono, sono belli vigorosi. Belli che si sentono, perché altrimenti succede che assolutamente perdiamo il senso dell'ingresso dell'assolo. Ora ascoltiamo cosa succede invece a partire dalla fine della prima battuta andando avanti. Tenete davanti il PDF che è più facile seguire la spiegazione. Ragazzi, sta frase qua è bellissima, bellissima. Qua è suonato veramente di pancia. A me è questa roba che piace di Steve in questo periodo, ma poi in generale del suo modo di suonare. È proprio suonato arrabbiato. Così. Allora, ve lo spiego. Allora, qua ci sono mille modi di suonare questa roba qua. Il punto è che, uno, vi faccio notare la melodia. Vedete che ci portiamo dietro le stesse note, fa, sol, la, poi arriva fino a un si bemolle, ma questo adesso poco ci interessa. Il punto è sempre il quinto tasto della terza corda a fare da perno, poi quinto tasto, ottavo tasto, per seguire appunto la melodia sol, la, come dicevo, poi bending. Per prendere il si bemolle abbiamo diverse opzioni. La prima, la più semplice, è prenderlo al sesto tasto della prima corda. Quindi... però secondo me è la più banale delle modalità con cui possiamo arrivarci. È corretta, è comoda, però è la più semplice che ci può venire in mente. L'altra, che è super Lukather, è quella di andare a fare il bending, aggiungere il mignolo
e tornare sull'anulare. Occhio che in questo caso, ne ho parlato diffusamente nel mio metodo a 6 corde vocali, dove c'è proprio la spiegazione precisa di questo bending, occhio però, dicevo, che si tende a perdere l'intonazione sul primo bending. In 6 corde vocali, che è il mio metodo sul tocco, ne ho isolati quasi una ventina di bending diversi, questo è uno di quelli, lì ve li spiego tutti, qua appunto vi spiego questo qua in particolare, dicevo occhio a non perdere l'intonazione. Perché se no succede questo. Vedete che non ha senso. Qua mi prendo il si bemolle. Si può prendere col tapping, volendo esagerare la questione. E si può prendere infine con un bending che aumenta ancora di un semitono, un po' alla Gilmour. Questo è un pochino più complicato, perché dovete andare proprio a fare un tono, aggiungere con precisione mezzo tono e tornare su un tono. E questo è un po' più complesso, però è un'altra arma che possiamo utilizzare e viene una roba bellissima. Di nuovo, prendete queste idee e usatele altrove. Per darvi un'idea di come ci si sta muovendo a livello armonico, qua stiamo utilizzando di fatto la pentatonica di re minore, o la scala minore di re se preferite. Dico pentatonica che è un po' più easy, però appunto in realtà la scala minore di re, di cui appunto la pentatonica è un sottoinsieme. Il mio consiglio, se volete improvvisare sopra, è di utilizzare o questa posizione, oppure quella che arriva tra un secondo all'interno del brano, che è questa. Quello che arriva adesso è una delle frasi più belle che abbia mai sentito in un brano e in un assolo. Allora, vi faccio notare una cosa. C'è un passaggio di fiati più volte all'interno proprio del brano di Toto che fa esattamente questa roba qua. Questo è l'inizio della frase che stiamo per andare a suonare, quella che trovate alla battuta numero, fatemelo controllare raga che non vi dico la cavolata, sia la terza. Inizia con lo slidino da 11 a 12, scusate, da undicesimo a dodicesimo tasto. Cos'è questo undicesimo tasto? Non è nient'altro che la nota blues. Ed è tra l'altro da plettrare, ve lo consiglio assolutamente, da plettrare verso l'altro, l'alto. Se lo plettrate verso il basso, vi dico già che probabilmente questa roba qua, che è anche un po' tecnica, non vi verrà bene. Ve la faccio ascoltare da lui, mi sono dimenticato di farlo. Metto la velocità su YouTube al 75%, così l'ascoltiamo bene. Ok, e questa roba qua, sentiamola ancora? Bellissima, mamma mia, bellissima. Ok, su YouTube sapete che potete modificare la velocità della riproduzione dall'ingranaggio in basso a destra, quindi da lì magari la mettete al 75% per ascoltarlo bene sul video appunto che vi linko in descrizione, dove c'è tutta la parte separata a livello di... avete capito, insomma, la parte isolata di chitarra. Dicevo, la cosa interessante di quello che sta suonando lui è che uno non parte da una nota normale, diciamo, ma parte dalla nota blues. Fatto questo, prosegue con la pentatonica fino a qua. Qua sotto fa uno slide di nuovo dal nono al decimo tasto, è esattamente la stessa nota, quindi di nuovo va sulla nota blues che noi solitamente prendiamo qua, però questa stessa nota la troviamo anche qua dietro, quindi qua prende questa nota che di fatto è re minore, quindi insieme. Poi 10-13-10-13. È bellissima questa frase, ragazzi. È assolutamente molto da fiato. Infatti, ripeto, è il tema che ogni tanto suonano i fiati durante il brano per gli stacchi. Bellissima. Per tirarla su di velocità vi consiglio di develocizzare il tutto, a partire veramente da 70 bpm, poi con calma. La portate poi su. La questione qual è? Che è un po' complicata, proprio perché è un po' stortina, dovete fare magari questo spostamento qua sulla sinistra con lo slide, che vi può creare qualche problematica. Insomma, prendetevela con calma e poi la portate su. Ciao. Alla fine di questa sezione, quindi, andiamo verso le ultime battute e ascoltiamo cos'è che succede. Scalata.
È geniale sta roba, è geniale. Io non so se... Mi immagino anche che, tra l'altro, lui l'avrà improvvisata sta roba qua. Vabbè. Comunque, alla fine di questa pentatonica all'insù, vediamola così, lui fa due volte il bending da 13 a 15. Occhio a far sentire bene il release, di nuovo in 6 corde vocali, ne parlo bene, li divido tutte bene, queste cose qua. Trovate il link in descrizione se vi interessa migliorare il vostro tocco. Però dicevo, tra 13 e 15 avete un bending in cui si sente bene il release. Cioè la prima parte, bending, e poi anche il release, cioè il ritorno alla nota originale. E anche qua, occhio a una cosa, lui riplettra quando arriva ad intonazione. Quindi quando becca l'intonazione del quindicesimo tasto, quindi di questo sol, di nuovo fa sentire la nota. Poi, due volte 13-15, 13-15, e andiamo sull'ultima parte, dove di nuovo abbiamo un discorso simile a quello di prima. E vi faccio notare una cosa, quello che sta suonando qua... Non è forse molto simile a... Più o meno è quella roba lì. Di nuovo, fa, sol, la sono le note che sono interessate. Quindi, allora, in sostanza, lui come l'ha pensato questo assolo? Ha detto, io parto da fa, sol, la. Ma, cioè, non penso che l'abbia pensato davvero. Penso che gli sia venuto naturale. Però, in automatico, lui ha fatto fa, sol, la in questo punto. Poi ce l'ha fatto sentire in maniera diversa qua. E andando, brutto sto bending, scusate, andando a introdurre il si bemolle, e poi uguale qua, con bending all'inizio da fa sol, poi fa sol di nuovo, e qua introduce la, si bemolle, sol, fa. Di nuovo il si bemolle lo potete raggiungere o con il mignolino che si va a prendere l'intonazione, oppure con un bending che si allunga di mezzo tono all'insù. A voi decidere se riplettare tutto, se plettrare solo una volta, decidetelo voi questo. Però il punto è capire esattamente tutte le possibilità che ci sono davanti. E secondo me questa è la cosa importante. In sostanza, scusate se lo ripeto ancora, però devo cioè se devo fare riferimento a qualcosa di come ragiono è più facile su come imposto la didattica. L'idea che ho avuto su 6 corde vocali, ma l'idea che ho sempre avuto su tutto l'insegnamento è spezzetta un discorso grosso in tanti discorsi piccolini, così da capirli singolarmente ci vuole meno tempo, e quando li metti insieme, bam, hai davanti a te tantissimi colori che puoi inserire all'interno dei tuoi assoli. Insomma, questo è quanto. Assolo stupendo che si muove su tutto il manico, parte da qua, finisce qua sopra, tenendo fisse, ferme sostanzialmente tre note che sono l'idea centrale: il fa, il sol e il la. Assolo stupendo che cambia anche tonalità rispetto al brano, tonalità di impianto del brano, bla bla bla, ma questo adesso non ci interessa, è un discorso a parte. Fatemi sapere nei commenti di quali altri assoli volete un tutorial di questo tipo. Iscrivetevi al canale con pannellina, attivatela, date un'occhiata ai miei corsi in descrizione e noi ci vediamo prossimo video. Mettete mi piace se non l'avete ancora fatto, sapete quelle robe che bisogna dire per forza a fine video. Ciao ragazzi.